Genova, 48esimo Salone Nautico Internazionale, 4-12 ottobre. Eccoci qui all'apertura del 48esimo Salone Nautico Internazionale. Siamo in attesa che inizi la conferenza stampa d'apertura da parte di Ucina e dell'ente fiera. Buongiorno, Stefano Risso, Genova Municipale di Cianciari. Volevamo sapere, la crisi internazionale economica che sta investendo in Genova, come può influire sul mercato della nautica? Grazie. Immagino sia per me. Ma ovviamente non si può pensare che anche il settore della nautica del riporto non venga in qualche modo a risentire della situazione internazionale. Diciamo che innanzitutto il fatto della nautica del riporto, in particolare quella italiana, che si è qui a questo salone, come voi tutti sapete bene, questo è un salone che è diventato più che internazionale, abbiamo una presenza di quasi il 38% di espositori provenienti da tutto il mondo. Ma per quanto riguarda in particolare la nautica italiana, le nostre industrie sono industrie che si sono guadagnate mercati che io chiamerei planetari, nel senso che oggi le nostre industrie lavorano su tutti i mercati del mondo. Questo ci ha dato fino ad oggi la possibilità di parare alcuni colpi. Diciamo anche un'altra cosa, lo dico subito qui sulla prima domanda in apertura, è un dato che mi hanno comunicato questa mattina in anteprima, in genere lo comunicavo al mattino, il giorno dell'inaugurazione, lo faccio volentieri oggi qui con voi. Showboat International, che molti di voi conoscono, è una rivista americana, che stila una classifica internazionale sulla caratteristica oltre 24 metri, ci ha comunicato questa mattina, ripeto in anteprima, un dato che tutti noi abbiamo fatto elaborare più volte prima di decidere di comunicare, perché avevamo addirittura qualche dubbio. L'industria nautica italiana oggi coprono il 51% del order book 2008-2009. Il 51% degli ordini delle navi da diporto, quindi oltre 24 metri, è in mano a 7 cantieri italiani sui primi 10 cantieri del mondo. Sono circa 530 navi da diporto che verranno costruite e varate dai nostri cantieri nei prossimi anni. Quindi voi capite bene, ricorderete che la percentuale precedente era del 46%, capirete bene che questo è un segnale importante. Lo sapevamo, lo vedevamo dai numeri, lo vedevamo dai dati, il comparto delle grandi imbarcazioni continua e sta andando bene. La crisi internazionale, credo di aver risposto. In ogni caso la piccola nautica, la media nautica, lo vedremo, il 5-6% in meno già 2007 su 2006, e questi primi mesi del 2008 non fanno che riconfermarci questa situazione. Abbiamo bisogno di interventi importanti, perché questo è il settore che più ne ha bisogno. Siamo con Paolo Lombardi, presidente Fiera di Genova. Salone nautico, quali sono i numeri di questo salone nautico? Abbiamo 1500 espositori che presentano 2500 barche, di queste 600 sono esposti in acqua, flottanti, approfittando di una delle due principali novità organizzative. Abbiamo potuto fornire quest'anno una darsena in più a Ponente, una darsena dove presentiamo in maniera molto ordinata e gradevole i più bei marchi internazionali della vela. L'altra grande novità di questo quartiere è l'aumento dello spazio espositivo a terra, con la messa a disposizione per la prima volta del nuovo padiglione B, che è stato disegnato da Jean Nouvel,
l'architetto francese che è stato insignito quest'anno del premio Pritzker, praticamente il Nobel della categoria architetti. Ecco, dopo questo salone nautico cosa rimarrà la nostra città? Beh, tutto, di più. Stiamo lavorando un altro importantissimo progetto di fiera che si chiama CP Expo, Community Protection, una fiera dedicata al tema sempre più importante d'attualità della protezione del territorio, delle reti, delle infrastrutture, un tema che ha una valenza certamente di ricerca, di tecnologia, di qualità della vita e anche una valenza di carattere politico, e infatti sarà un grande momento alla fine del prossimo aprile di incontro tra coloro che devono definire le politiche per la protezione e la sicurezza del territorio, gli operatori che forniscono le tecnologie per questo tipo di attività strategica e i detentori delle grandi reti, da chi ha esempio autostrade, ferrovie, oleodotti, gasdotti e quant'altro.